Ciao a tutti, oggi parliamo del novelty, che sarebbe un programma per creare il visual novel maker. E il novelty e poi il rampy, che sono quelli più usati, anche quelli gratis. E altri a pagamento sono il Visual Novel Maker, poi mi sembra il Tyranno Boulder, e poi abbiamo anche il VN Maker, che si scarica tramite Steam, per cui è a pagamento. I gratis sono il Rampy e il Novelty. Allora, la differenza del novelty rispetto agli altri è che non viene aggiornato dal 2010. La piattaforma funziona solo per Windows, per cui se cercate un programma per fare visual novel e volete convertirlo per Android oppure altre formati, non va bene, non ve lo consiglio, perché alla fine fa solo Windows. Decidete voi. Io adesso scarico il novelty perché rispetto al Rampy ho fatto molte più cose ed ho visto che tutorial in italiano non ce ne sono. Allora, per scaricare il novelty, questo è il sito visualnovelty.com, che poi lo metterò nella descrizione. Andiamo su download, facciamo download novelty, e adesso qua l'ho già scaricato, per cui fate il download e via. Si apre uno zip e questo è il contenuto. Adesso io creo una nuova cartella. Sposto tutto. Ok. Lo facciamo partire. Questo è l'intro, si può anche chiudere. Allora, il novelty si presenta in questo modo. C'è la finestra storia, dove si possono mettere i capitoli, dividere in cartelle, eccetera, eccetera. La finestra per importare gli oggetti grafici, video, audio, i fonts, qualsiasi cosa. Questa è la finestra più importante, che ci permette di andare avanti con il gioco, di costruirlo passo per passo. È la finestra azione. Se io clicco su Action, mi si aprono una serie di menu che posso aggiungere: audio, camera, oggetti, script, la storia, trasformazione oggetti, video, eccetera. Questo è il menu veloce, nel senso funziona così: io devo mettere un dialogo per uno stop, poi un trattore, allora faccio dialogo, stop, e poi entra l'attore, che adesso ancora non c'è. E questo è la schermata della proprietà di ogni azione. Adesso facciamo il play e non parte nemmeno, perché non c'è nulla. E per iniziare già la nostra piccola, come dire, ciao, benvenuto, dobbiamo fare così.
testo destro, creiamo un oggetto, testo. Questo text object che poi secondo me lo sposto tutto da questa parte qua, che secondo me almeno si può lavorare un full screen. Questo testo qui, che poi si può anche cambiare tramite i fonts e il size, ad esempio 48 tanto, faccio un 32. E questa ho fatto l'altezza, larghezza, altezza. Ora, adesso qui non ho un'interfaccia sotto, però lo voglio utilizzare lo stesso. Allora lo seleziono, faccio tasto destro, dialogo, e seleziono questa opzione. Faccio, beh, qui ti dice perché non c'è scritto nulla. Ciao. No, e poi gli facciamo aspetta e gli diciamo aspetta forever. Adesso facciamo sempre qua dove c'è il wait, l'aspetta, mettiamo un dialogo, lo spostiamo su e qui gli scriviamo, adesso, prova 1, 2, 3. Non so, bla bla bla. Tanto è un esempio stupido, però per farvi vedere che lui deve fare. Ciao, benvenuti, prova 1, 2, 3, bla bla bla, e aspetta. E se mettiamo in Endnover si dovrebbe spegnere tutto. Ciao, benvenuti. Prova. Bla bla bla. E basta. Già in questo modo abbiamo già creato un testo, così dal nulla. A posto di ciao, benvenuti, si poteva anche scrivere, ah, c'era una volta, eccetera, eccetera. Una storia. Già facendo così, abbiamo già creato qualcosa. Bene, io direi che questo tutorial, anzi prima salviamo, salva, ok, facciamo tutorial anche per i tutorial successivi, perfetto, prova 1, 2, 3, bla bla bla. Ops, non spostarlo. Ah, altra cosa interessante, la sequenza. Da spostare con le frecce.
Il menu è molto, molto veloce, molto, molto semplice da usare. Ok. Questo è il tasto per fare l'anteprima di fuori. Invece questo è il tasto per fare l'anteprima da dentro. Questo invece è il tasto per fare... già se ci sono altri capitoli, da non iniziare dall'inizio, ma di iniziare dai capitoli successivi. Prova. 1, 2, 3. Bla bla bla. Facciamo la prossima. E fine. Ok, direi che questo primo tutorial di introduzione già funziona. Facciamo gli altri prossimamente. Ciao ciao.